per quel discorso che abbiamo sentito prima, che noi abbiamo la propensione ad assaggiare gli oggetti picchiettandoli, sfregandoli, portandoli alla bocca, sputazzandoci, e l'arte si suona così. Abbiamo un artigiano del suono, non del sonno, perché lui è molto sveglio, del suono. Cosa significa? Artigiano del suono, io praticamente non sono un musicista, non inizio come musicista, ma come costruttore di oggetti sonori, strumenti musicali. Ho conosciuto un tizio in un viaggio che aveva una kalimba, uno strumento come quello. Lo posso prendere? Kalimba. Kalimba de Luna. Kalimba de Luna non c'entra quasi niente, perché lui non c'ha neanche la kalimba. Aveva questo che... E gli intervalli come sono? Questo qua è una scala maggiore, l'accordi come vuoi. Due ottave di scala maggiore in re, si accorda così. Quindi re, quindi hai il fa. Fa diesis. Fa diesis. E l'altro diesis qual è? Della scala di... Il do diesis. Il do diesis, esatto. È bravo, musicista! Comunque sia, niente, volevo questo strumento qua, non l'ho trovato in commercio, ho costruito il primo e poi di lì mi sono messo a costruire un po' di tutto e ho scoperto la zucca, perché quello che era fatto così, che avevo visto, era fatto di zucca e l'ho rifatto di zucca e ho cominciato a lavorare questo tipo di zucca, che era la laginaria, la zucca, diciamo, quella che è secca, ornamentale, e poi di lì è diventata una passione, una mania. Tu hai un laboratorio itinerante o nel tuo luogo? Sto in Liguria. Dove? A Castelbianco. Castelbianco? Nell'entroterra di Albenga. Bellissimo, sì, conosco. Dove lì c'ho lavoro con la mia compagna, Bolla Cristina, che costruiamo gli strumenti musicali. Verremo a trovarti. Se volete vederli sul sito www.artigianodelsuono li potete vedere. Bene, bene. Allora, l'esperienza con i ragazzi... All'inizio con i ragazzi qui nasce perché esiste la fabbrica dei suoni, che è una realtà che funziona, abbiamo già visitato, che funziona molto bene. Io collaboro con loro più o meno da quando hanno aperto. D'altronde la fabbrica dei suoni, artigiano del suono, non potevano che... Ci siamo incontrati per caso a Pamparato a una fiera una volta e abbiamo sempre collaborato insieme. È l'esperienza più bella, perché diciamo che questo percorso che ho fatto, che sto facendo adesso, si è sviluppato, diciamo, come dicono adesso, un work in progress, che è un dialogo che io ho con questi bambini, con questi ragazzi. Da quanti anni è che hai iniziato questo percorso? Circa 12 anni, 10-12 anni, non so esattamente adesso, una decina d'anni fa. Oltre ai bimbi, cos'è la tua, diciamo, il tuo indirizzo? Gli strumenti, chi accede a questo? Io sono un costruttore di strumenti musicali, lavoro con i musicisti che mi chiedono strumenti musicali e poi piano piano sto facendo anche, diciamo, queste performance. Mi sono occupato ultimamente di questo periodo della preistoria, forse alla ricerca di un'identità che non ho più. Quindi musica etnica probabilmente. Etnica non vuol dire niente, perché vorrebbe dire di un po'. Io pensavo che era dell'Etna, io etnica. Musica, musica più che altro, suono, musica, ascolto, diciamo. Ci abbiamo le orecchie, dobbiamo usarle. Molto essenziale, sì. Hai detto la verità alla fine senza tante... Niente, io ti do un appuntamento a presto con questo artigiano del suono. Direi che andiamo a Castelbianco a visitarlo. Vi aspetto, sì.